Allora, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche stamattina si parte per una nuova avventura. La macchina è super ghiacciata, brioche presa, vado a prendere la Valeria per partire, recupero anche gli altri e si parte per Canale di Tenno a visitare dei mercatini, penso tra i più originali che io abbia mai visto. E dopo aver visto il lago di Garda dall'alto, bellissimo scenario, tra l'altro giornata fantastica, non potevamo chiedere di meglio, siamo arrivati a Canale di Tenno. Abbiamo parcheggiato la nostra macchina in un parcheggio dedicato e dopo una breve passeggiata a piedi siamo arrivati ai mercatini, che poi in pratica è come arrivare direttamente in questo borghetto medievale che è Canale di Tenno, perché non ci sono effettivamente dei mercatini veri e propri fatti dalle classiche casette di legno che possiamo trovare un po' dappertutto, ma bisognerà entrare appunto dentro i vari edifici storici medievali e visitare le varie cantine, i vari luoghi in cui effettivamente la gente ci vive durante tutto l'anno. Le porte vengono aperte ed è tutto interamente visitabile. Benvenuti ai mercatini di Tenno! Allora, è giunto il momento di mangiare qualcosa. Che cosa mangiamo oggi, Giorgio? Una polentina. Una polentina. Una salsiccina. Un formaggino che si scioglie. Qualche funghettino. Ok, e dove lo troviamo questo? Sì, appunto, dove lo troviamo questo? Credo che la cosa più affascinante comunque di tutto questo non sia tanto la merce che si può andare ad acquistare all'interno delle varie cantine, dei vari posti in cui si può entrare, ma sia effettivamente il posto, e ha un'atmosfera veramente particolare. Sembra di ritornare un po' indietro nel tempo e rivivere un po' i vecchi fasti che aveva appunto questo borgo medievale. E così finimmo il nostro tour ai mercatini di Tenno. Questo è il primo tour di due, infatti adesso stiamo andando a Riva del Garda per vedere il secondo mercatino di Natale. Però prima stop trippa e vin brulè, perché bisogna cibarsi ed è giusto insomma mangiare qualcosa e abbeverarsi di qualcos'altro. Laura, ti è piaciuto il mercatino? Carino, carino. Giorgia, cosa hai comprato al mercatino? 5 barattoli di marmellata. Ottimo. Esperienza veramente particolare, vi consiglio vivamente di venire, anche perché vedrete delle cose che difficilmente vedrete in altri mercatini di Natale. L'unica cosa che vi consiglio però è di non venire di domenica, come abbiamo fatto noi, ma di venire magari un giorno durante la settimana, perché durante le feste è veramente pieno di gente. Noi per riuscire a trovare qualcosa da mangiare o da bere abbiamo dovuto veramente aspettare tantissimo, c'era una coda veramente infinita. Adesso però bando alle ciance e vogliamo direttamente al mercatino di Riva del Garda. Vediamo che differenze ci sono. Abbiamo preso anche una birretta. Mercatini di Tenno. Abbiamo preso così lo Strauben alla Nutella, sembra buono, però è una caratteristica del posto, non potevamo non provarla. Matteo, cosa ne pensi? Orgasmo. Orgasmo, com'è, Vale? Buona. 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 Thank you.
Allora, la situazione è questa: non riusciamo a trovare la Giorgia, né Luca, né la Laura, perché si sono infrattati in un bar a caso. Chi è la Laura? Risponde al telefono di Luca. E al telefono della Laura risponde alla Giorgia, giustamente. Non capisco un cazzo. E da buon mercatino di Natale che si rispetti, perché non poteva mandare la banda e le proiezioni sui monumenti storici. Allora, siamo entrati in un negozio di giocattoli, direi di aprire una nuova rubrica, cose trovate strane all'interno di un negozio di giocattoli. Vediamo quello a Riva del Garda. Puzzle spaziale così, devastante effettivamente. Io voglio una cinepresa Lego. Cuffi! Rana, cose trash. Chi non lo vorrebbe il Monopoli del Lago di Garda? Giorgia, cosa stai guardando? Harry Potter. Harry Potter? Cos'è questa, Vale? Pozione magica, pozione Gryffondor. Cioè, guarda che colore. 39 euro per quella cosa là. Che cos'è quello? È come i treni. Hanno fatto anche il Cluedo di Harry Potter. Scusate raga, io questo non l'ho capito veramente. Io vorrei invece Augusto Disgusto. Hidden Games. È vero, l'abbiamo fatto l'ultima volta? Tu non c'eri l'ultima volta, l'ho fatto io l'ultima volta. Abbiamo trovato qualcosa di interessante? No. Niente. Abbiamo perso di nuovo la Laura. Allora. Come facciamo? Comunque, da questa situazione di ricerca della Laura, della Giorgia e di Luca, noi vi salutiamo, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like e attivate la campanella. Tanto non lo faranno mai. Non lo faranno mai. E noi ci vediamo al prossimo video. Li abbiamo trovati! Sì, li abbiamo trovati! Grazie!